Buongiorno a tutti e buona Pasqua, perché io sto girando questo video sabato, ma voi lo vedrete online domenica, che sarà già Pasqua. Quindi buona Pasqua a tutti, passate una bella giornata tra di voi o con le vostre famiglie. Allora, io oggi voglio sistemare un pochino la casa, perché almeno domani sono a posto e facciamo Pasqua senza dover fare nulla. Quindi adesso devo andare a spreparare le lavastoviglie, poi ho almeno una lavatrice da fare, ho già messo a lavare gli strofinacci e il tappeto della cucina, perché così lo ritiro. E poi do una sistemata in generale alla casa, devo bagnare le piante, Claudio è già fuori che sta organizzando il giardino, perché ieri ho comprato un po' di piantine, un po' di fiori da mettere nell'aiuola davanti casa, quindi sta facendo quello. Io intanto mi porto avanti dentro. Oggi pomeriggio voglio fare con voi la pastiera e anche la torta pasqualina per domani e basta, vorrei farmi anche il semipermanente, ma credo che oggi non riuscirò a farlo, quindi vediamo un attimo come riesco a organizzarmi. Ho preso due cosine sul sito di Ecoverde perché ho finito il correttore e poi c'era un'altra cosa che volevo provare, ma adesso ve li faccio vedere. Allora, ho preso questo contorno occhi di Avril, questo è all'olio di argan, combatte i segni del tempo, è per tutti i tipi di pelle, come sapete Avril fa prodotti solo bio, io mi trovo veramente veramente bene. Avevo finito il contorno occhi, quello di Martina Gebhardt che uso sempre io, e quindi ho voluto provare questo qui, vediamo un pochino com'è. E poi ho preso questa maschera per i capelli di Puro Bio che volevo già provare da un po', questa qui ha le 5 vitamine, si tiene in posa dai 5 ai 10 minuti, è un mix vitaminico naturale e qui dice per lucidare e idratare i capelli. Vediamo, questa la provo e vi faccio poi sapere. Questi due sono gli acquisti sul sito di Ecoverde che mi sono arrivati oggi. Allora, partiamo subito di buona lena preparando già la cena di Pasqua, perché per il pranzo ho deciso che faremo una lasagna e qualcosa di questo tipo, mentre per la cena stiamo preparando il pulled pork, che ha una cottura molto molto lunga. Anche per questo a pranzo ho deciso di fare una cosa alternativa, diciamo che quest'anno la Pasqua noi la festeggiamo a cena. Quindi stiamo preparando il pulled pork, che è una ricetta particolare, nel senso che si fa questo grosso pezzo di carne e si fa andare tutto il giorno per 10-11 ore, dopodiché si sfilaccia completamente, si fanno i panini, si condiscono un po' come si vuole, sono veramente buonissimi. Qui
Quindi parto subito con la sistemazione della casa un po' in generale, quindi adesso spreparo la lavastoviglie, poi do una sistemata al bagno, vado a fare i letti, passo un po' i pavimenti col Dyson e insomma do una sistemata in generale in modo che per Pasqua sia tutto a posto, pulito e sistemato e non debba fare più nulla.
Visto che oggi era una giornata stupenda, abbiamo deciso di dedicarci ancora un attimino a sistemare il giardino nella parte davanti casa. Claudio ha preso questo albero fantastico, è un melo che fa soltanto i fiori, quindi non fa i frutti, ha un colore pazzesco e un profumo veramente super. Quindi abbiamo piantato questo albero, abbiamo messo a posto le aiuole dall'altro lato, adesso ve le faccio vedere. E abbiamo fatto delle mini aiuole all'interno, contornate da dei listelli di legno, e dentro abbiamo messo delle piantine, dei fiorellini, con il telo della pacciamatura e la corteccia tutto intorno. Allora, mentre io vado dentro a preparare la pastiera, Claudio e il buon Daniele stanno preparando una specie di bordino da mettere tutto intorno alla parte che abbiamo pacciamato, in modo da poi mettere la corteccia e creare delle mini aiuole nell'aiuola. Come sta andando? Bravi. Lavoro finito. Allora, ecco qua gli ingredienti per fare la pastiera. Io lo faccio in questo modo: con 300 g di ricotta, un limone di cui utilizzerò la buccia, due fialette, una di limone e una di arancio. La pasta frolle, io in questo caso l'ho presa all'Esselunga, solitamente la faccio io, ma questa volta per comodità l'ho comprata. Tre uova, cannella, acqua di fiori d'arancio, i canditi. Qui abbiamo la vanillina e lo zucchero a velo da mettere poi sopra. 300 grammi, 350 grammi di grano già cotto, un cucchiaio di strutto, 200 ml di latte e 300 grammi di zucchero. Questi sono gli ingredienti per fare la pastiera come la faccio io, che credo sia la ricetta tradizionale. Per prima cosa prendiamo il grano cotto con il latte, il cucchiaio di strutto, la buccia del limone, l'essenza di limone e di arancio, i fiori d'arancio, e lo mettiamo a cuocere per una mezz'ora in modo che si formi una bella cremina. Una volta che la cremina si è raffreddata, andiamo avanti col procedimento. Allora, direi che la crema è pronta. Adesso la spengo. Ok. Vedete come deve diventare? È proprio cremosa, tipo una besciamella, insomma. Adesso si raffredderà. Quando è fredda, fredda, possiamo finire di preparare la nostra pastiera. E intanto quando si raffredderà, si solidificherà ancora un pochino, cioè si addenserà ancora un pochino. Ok? Prima di andare avanti col procedimento, tolgo tutte le bucce di limone dal composto. Allora, nel grano aggiungo la ricotta, 300 grammi. Ok. Poi aggiungo le tre uova. Poi metto
lo zucchero, 300 grammi, la vanillina, ok, e metto ancora un po' di acqua di fiori d'arancio, che voglio che sia bella bella saporita. Ok, inizio ad amalgamare tutto. Ok, una volta amalgamato per bene, aggiungo anche i canditi. Questi qui sono misti. E ne metto anche un po' di questi qui d'arancia. Okay. E mescolo nuovamente. Una volta amalgamato il tutto, libero il piano, vado a stendere la pasta frolla, fodero la teglia, e poi andiamo avanti col procedimento. Allora, ho tirato la pasta frolla, adesso la faccio su nel mattarello, la rotolo e la stendo nella teglia che ho già imburrato e infarinato. Adesso la sistemo e con l'avanzo poi andrò a fare le strisce, le 7 strisce che vanno sopra. Adesso faccio le strisce da mettere sopra. Ok, pastiera fatta, adesso vado in forno preriscaldato 180 gradi per un'ora e poi ve la faccio vedere. Allora, pastiera in forno, sono contenta perché è venuta bellissima, adesso sta cuocendo, ci vorrà un'oretta, intanto alle mie spalle c'è il disastro. E anche nel lavandino, ma non ve lo faccio vedere. Adesso vado a sistemare tutto, le unghie non sono riuscita a farmele, sono le 7, quindi la pastiera verrà cotta alle 8. Sono un po' indietro coi tempi, devo ancora preparare la cena, ho tirato fuori le alette di pollo che volevo fare impanate al forno, ma se alle 8 finisce di cuocere la pastiera vuol dire che mangeremo per le 9 meno un quarto circa, ora che sono cotte le ali di pollo. Stasera va così, pazienza. La torta pasqualina la devo fare per forza domani, quindi ve la farò poi vedere nel prossimo vlog. Mi dispiace, ma stasera proprio non riesco perché ho il forno occupato e niente, sono andata un po' troppo lunga coi tempi. Comunque, adesso mi rimetto a posto la cucina e basta, direi, per oggi è tutto. Io vi auguro ancora una buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Vi ringrazio di aver guardato il mio video. Dopo vi faccio vedere ovviamente la pastiera cotta, così vedrete che meraviglia, sono troppo contenta. E dicevo, ancora auguri di buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Spero abbiate passato o stiate passando una buona Pasqua, perché non so quando guarderete questo video. E io vi saluto e vi abbraccio. Ciao a tutti! Ed ecco a voi la mia pastiera. Buona Pasqua a tutti!